Buongiorno, buon pomeriggio, bentrovati sul mio canale, contenta insomma di rivedervi, vecchia location, vecchio canale, ma nuova collaborazione con Shein, quella non la abbandono mai, parlo sempre di questo Shein in maniera positiva, mi piace tantissimo e soprattutto vi stupirò con questa collaborazione e con questo video, oggi niente abbigliamento, bensì oggetti particolari, utilissimi per la casa. Cose diverse dal solito, ne ho sempre parlato e ho sempre detto che il sito di Shein è aperto, è vasto, trovate cose utilissime, tantissime, le più disparate, le più particolari, le più strane. Quindi finalmente ho accettato una collaborazione casa, hobby, un po' di tutto, cose particolari. Ho scelto insomma quello che poteva essere utile, mi poteva piacere, ma anche un po', insomma, qualcosa di particolare. Iniziamo subito, che cosa sto indossando? So che non c'entra con i video che sto facendo, però poi me lo chiedete, lo scrivo nell'info box, a volte leggete, a volte no. E su Instagram comunque metto il link di tutti i capi che indosso, che acquisto, quindi per chi non è iscritto a Instagram lascio il link nell'info box, andate a vedere. Questa maglia dunque, come stavo dicendo, di Zara, presa in saldo, credo che la trovate sold out, però ne fa tantissime di queste bluse col pizzo, quindi secondo me tentare non nuoce. Bracciali i più disparati tra il tennis in argento che c'erano diversi di Stroili, questo di Rebecca, questo di Pandora, quello rigido che a me piace solo quello rigido, ne ho due e questi altri che sono due new entry da quando sono stata a Parigi che sono di Sergio Travalla, vi lascio il link dell'info box. Solito anello e rossetto, scusate, è vero, di Mesauda, sempre tutto nell'info box. Iniziamo subito questa collaborazione che mi piace tantissimo. Primo pezzo un po' più normale. Pezzo normale nel senso che non ci vedo nulla di strano, che è praticamente questo. Non è proprio per fare boccoli e ricci, secondo me, più per dare un'onda, perlomeno per me, perché io comunque riesco a fare solo con la piastra, ma volevo qualcosa che mi desse volume, capelli. In realtà molte persone so che realizzano comunque dei bellissimi boccoli. Io voglio solo dargli volume al ciuffo, che tra l'altro l'ho fatto stamane non mettendoci la lacca, anzi che ha durato tanto. Mi piace tantissimo un po' l'onda morbida, di dare un po' volume non volume ai capelli lisci, no? Renderli un pochino mossi, un po' più gonfi. E questo devo dire che è ottimo. Comodo, leggero, mi piace tanto, è semplicissimo da utilizzare, basta schiacciare e si riscalda solo fino a 180, mi sembra 180. Vi assicuro che è molto bollente, tanto che sono andata furbamente con il dito qui a sentire se si era scaldato e ovvio la furba si è scottata. E comodo, poi lo spegni in un lampo, insomma, si raffredda e si scalda pure velocemente, devo dire la verità. Voglio utilizzarlo al meglio e cercare anche di imparare al meglio. Devo dire che come primo utilizzo il ciuffo me l'ha fatto come voglio io, un'onda e basta. Poi è ovvio l'utilizzo che uno ne fa, la grandezza che uno sceglie, perché ci sono tanti tanti pezzi da Shein, grande, piccolo, la riccia capelli, sulle 20, 15 euro, 20 euro, 30 euro, come vuoi spendere, così da Shein spendi. Devo dire, questo è un ottimo prodotto, mi è piaciuto appena poi l'ho, proprio appena ho preso in mano il pacco, mi sono resa conto che era uno dei pezzi che preferivo, cioè subito l'ho visto e ho fatto wow, mi è piaciuto subito già come si presentava, molto professional, devo dire la verità. Passiamo oltre. Altro pezzo che è ovviamente collegato all'altro, che è questo tappetino ovviamente in silicone che serve appunto per la piastra, per i ferri, anche per il forno. A volte mi serve qualcosa dove poggiare e questo è fantastico. Anche per le ragazze che magari a casa si dilettano per non spendere un patrimonio, che c'è un negozio, magari vuole qualcosa di diverso, avranno i loro canali, però Shein può essere uno di quelli. Carino e anche questo è un prezzo stracciato. Già l'ho utilizzato, mi sono trovata benissimo anche con la piastra, quindi questo approvatissimo, c'erano tanti colori e anche tante grandezze. Questo invece, sapete che amo le spazzole e i pettini in legno ed è così che l'avevo pensato, soprattutto quando ti fai i boccoli, quando li fai un po' più stretti, che serve appunto per disfigare, invece scopro che serve per fare un massaggio. Devo dire la verità che già comunque davanti alla televisione, soprattutto con film dell'orrore, cerco di rilassarmi con i thriller perché e mi piace molto. Mi sento proprio, non lo so, sarà il legno, a me piace tanto, per cui il pettine della strega.
Tutto l'info box e andiamo avanti. Altro pezzo più funzionale, più utile che particolare e stravagante, però questo potevo definirlo anche particolare. Ferro da stiro verticale. Adesso me ne ritrovo due, perché mia mamma me ne ha regalato un altro un po' più professionale e costoso a Natale, ma questo lo volevo troppo, lo trovo maneggevole, leggero, veloce, entri nella capigliera, ma più che altro perché l'ho visto utilizzare la prima volta da Mango, dalla ragazza che lavora da Mango, sull'abito che gli avevo acquistato. Tutti i veli, e già mi chiedevo, mamma mia, questo per stirarlo. Non li avevo, adesso mi ci sto avvicinando, per chi magari lo vuole per la seconda casa, mare, montagna, quel che sia, secondo me questi sono pratici e fantastici. E è da utilizzare anche la prima volta, no? Uno ci si avvicina ad un prodotto, lo prende a basso costo, poi piano piano, comunque su Shein ci sono diversi pezzi, con diverse funzioni, magari un po' più professionali, più economici, meno economici. Davvero da Shein come puoi spendere, spendi, devo essere sincera. Questo bellissimo, fantastico, lo adoro già. Vedo l'ora di stirare altre cosine, però è diventata una cosa divertente. Un'altra cosa praticamente che mi è arrivata imballata benissimo, scatola, devo dire la verità, questa è un po' più strana. L'ho vista da una ragazza su Instagram giapponese, mi sono innamorata. Cosa mi ha preso? Poi verde, verde, che adesso sto fissa anche con lui. Con tutti i suoi accessori, già l'ho montata perché dovete sapere che questa qua in silicone si chiude a fisarmonica, trunk, e dopo li faccio ovviamente di lato, sicuramente sto facendo il video, e all'interno il cestello e quant'altro, avete capito che cos'è? Cestello. La mini lavatrice, da bagno, si attacca, vedete che qui è in silicone, è facilissima da utilizzare e praticamente anche i minuti, ovviamente non è che è come una lavatrice di quelle che utilizziamo proprio per grandi quantità di, diciamo qua, ci lavi due o tre cose, la tieni in bagno, la utilizzi per quelle cose insomma veloci, slip, reggiseni, cose così, e si accende facilmente. Dietro c'è ovviamente la presa, il cavo adesso non so dove lo metto e dove l'ho messo, e qui c'è per scaricare con il suo tubo di scarico. È meravigliosa, mi piace un sacco, non lo so, quelle cose un po' particolari che poi io all'inizio pensavo, mamma mia, adesso dove la metto, anche se casa comunque è grande, non voglio riempirla d'oggetti, non sono, non mi è mai piaciuto il discorso di accumulatore seriale, il minimo proprio, e invece si piega tutta e quindi va perfettamente. Io ho un cestino sotto al lavandino, questa entra lì dentro. Una pacchia. Di lato sicuramente vi ho fatto vedere questo pezzo. Questa è una di quelle cose che uno desidera un po' particolari, un po', però può essere utile, meno utile. Quelle chicche, quelle cose diverse dal solito. Spero con la mia lavatrice di avervi intrattenuto, che questo anche questo video possa essere utile. Vi lascio tutti i link nell'info box di tutti i pezzi di Shein. In sovraimpressione tutte le info, l'azienda, il coupon, o lo lascio nell'info box, o lo lascio qui in sovraimpressione. Vi aspetto, magari lasciatemi un commentino, fatemi sapere la cosa più strana, al di là di Shein, che avete comprato sul sito. Che cos'è? E lasciatemi anche il link perché sono curiosa di andare a vedere. Scrivetevi alla mia pagina Instagram, vi lascio tutto nell'info, come già detto, vi aspetto numerosi, soprattutto in direct. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!